El curs que ens com a centre tenim com una de les finalitats facilitar la formació interdisciplinària i ens fa especialment contents veure que cada vegada tenim més estudiants estrangers que venen a estudiar-se, a formar-se entre nosaltres. Aquest és el cas del Nico. El Nico va posar-se en contacte amb nosaltres fa uns quants mesos i després d'haver viatjat per Itàlia, haver estudiat a Alemanya, finalment va decidir que Barcelona i concretament el nostre centre era un lloc idoni per estudiar qüestions de sociologia i comunicació, i aquí el tenim. Ha fet el seu treball de màster i avui farà la seva presentació primícia abans de defensar-la directament a Itàlia, a Pavia, a l'Universitat de Pavia, d'aquí poques setmanes. Per tant, doncs, benvinguts i endavant. Hola. Bon dia a tothom. I com ha explicat el professor Vila, aquest és un treball de camp che es parte di una tesi di master e che va a nascere a Alemania durante un Erasmus, dove va a nascondere una prospettiva di multiculturalità e di multilinguismo. E comincia in Italia perché non tengo gli strumenti per fare una presentazione in catalano, si vede Ting la gana. Tenia la gana, però no, tampoco per gli strumenti. Quindi, le ideologie linguistiche nel liceo italiano di Barcellona, analisi di un contesto educativo plurilingue. Sostanzialmente io ho preso in considerazione un'istituzione italiana qui in Catalogna, quindi nell'ambito dell'educazione. Brevissimo accenno riguardo alle sue relazioni tra diciamo, la comunità italiana e qui in Catalogna. XIII secolo, scambi commerciali tra i due paesi, tra il 1870 e l'inizio del secolo si viene a creare una colonia di italiani, una comunità italiana intorno alle 3.000 unità, ed è proprio all'inizio del secolo che si viene a creare la Casa degli Italiani, il cui scopo principale è quello di garantire il buon funzionamento delle scuole italiane qui a Barcellona. Quindi sostanzialmente vediamo che gli immobili della scuola italiana appartengono alla Casa degli Italiani, quindi è tutto un congiunto e si configura appunto come un'unica struttura. Anche l'Istituto di Cultura Italiana si trova nello stesso passaggio in Mendes Vigo. Quindi insomma, l'impressione è quella di penetrare in un'isola italiana, sostanzialmente per via, insomma, la proprietà dei terreni appartiene alla Casa degli Italiani. Insomma, brevissimo accenno, giusto per capire quali sono le relazioni tra relazioni giuridiche per quanto riguarda la lingua tra le scuole italiane e la Generalità. Con il Dipartimento di Politica Linguistica sono state stipulate degli accordi, accordi bilaterali, in base ai quali deve essere garantito un numero minimo di ore. Quindi si parla di 2 ore per i primi 2 anni, quindi per le prime e le seconde classi, e di 3 ore per gli ultimi 3 anni. Concretamente il campione, la mostra, i ragazzi che appunto stanno al centro della mia ricerca, sono ragazzi tra i 16 e i 17 anni, quindi classi seconde e terze, e l'obiettivo era quello di analizzare il repertorio linguistico di questi ragazzi e vedere soprattutto quale fosse il loro rapporto verso la lingua catalana. E concretamente mi interessava vedere quale fosse la loro attitudine verso il catalano del sottogruppo italiano. Quindi vedere soprattutto se l'ideologia linguistica italiana, l'ideologia linguistica di appartenenza, potesse influenzare o meno i comportamenti e le attitudini linguistiche. Quindi la tesi che volevo dimostrare in sede empirica era che gli studenti che hanno trascorso l'infanzia in Italia, quindi studenti italiani che sono arrivati tra gli 8 e i 12 anni, e questi ragazzi appunto l'ipotesi era che tendessero a usare più lo spagnolo che il catalano. E una seconda ipotesi era
che questi ragazzi vedessero il catalano come un dialetto. Ora attenzione, vedessero il catalano come un dialetto, io ho semplificato moltissimo qui nella presentazione. Il fatto comunque che loro magari pensano che il catalano sia una lingua e riconoscono che è una lingua, alla fine molti lo riconoscono, però quando devono spiegare in realtà cos'è il catalano fanno riferimento a nozioni della cultura d'origine. Quindi l'attitudine appunto è quella di vedere il catalano come un dialetto, comunque che ora spiegherò. E brevemente vediamo che il 45,8% è nato in Italia, in Catalogna, il 33,9% è nato in Italia, poi c'è un 18,7% che è nato nel resto del mondo, soprattutto Argentina. Quindi ragazzi che tra il 2001 e il 2004 sono emigrati con la famiglia qui in Catalogna. Luogo in cui si è trascorsa l'infanzia, vediamo che il 54,2% afferma di aver trascorso l'infanzia in Catalogna, un 35% che ha trascorso l'infanzia in Italia, e diciamo, questo 35% sarà poi preso in considerazione per verificare come l'ideologia linguistica italiana influisca nelle relazioni che questi ragazzi hanno nei confronti del catalano. E le lingue apprese durante l'infanzia è una percentuale abbastanza corposa, un 71,2%, che afferma di aver appreso l'italiano nell'infanzia in contesto familiare, seguito dal castigliano, un 59%, e 37% catalano, poi altre lingue, e io l'ho appreso come appunto con questa etichetta, in realtà si tratta di portoghese di Brasile. E si tratta di francese, si tratta di inglese. Diciamo, non ho comunque preso molto in considerazione questo 27% dell'analisi. E passando a quello che è il code switching, quindi la commutazione di codice dal catalano allo spagnolo in una conversazione avviata in catalano, si vede che il 62% afferma di avvertire l'esigenza di passare, appunto di commutare di codice. Il perché sostanzialmente poi perché non la padroneggiano bene, nel senso che non hanno conoscenza appropriata per poter sostenere una conversazione in catalano. Un altro aspetto è appunto la comodità, mi sento più comodo a parlare in spagnolo, o anche la timidezza e la paura di sbagliare. Però diciamo questo quadro prefigura una situazione in cui le competenze linguistiche in catalano non sono delle più eccelse, non sono delle migliori. La lingua di identificazione, che comunque influisce riguardo a quelle che poi sono i comportamenti e le attitudini, la maggior parte, il 45%, la maggioranza dichiara di identificarsi con l'italiano. Si tratta alla fine di una scuola italiana, è un dato abbastanza prevedibile. Però arrivando a quelle che sono le competenze linguistiche dichiarate in catalano, non del sottogruppo italiano ma dei ragazzi della scuola, vi è un 66%, quindi due terzi del campione, che dichiara di avere buone, ottime competenze scritte. Ovviamente un terzo dichiara di non avere buone competenze scritte, e quasi tutti, quindi con un 93%, dichiarano di avere buone e ottime competenze nella comprensione, e poi viene assegnato un valore massimo nella lettura pari a 10 in catalano. Diciamo, questo comunque riguarda tutti gli studenti, però a me nel mio lavoro interessava prendere in considerazione quelli che erano i ragazzi italiani comunque, che erano nati e vissuti in Italia almeno fino agli 8-10 anni. E brevemente vediamo, insomma, i ragazzi che hanno preso i domini che ho preso in considerazione sono la famiglia, gli amici, la scuola, altri contesti, e l'italiano appunto risulta presenta percentuali alte. Un 32% dichiara di aver appreso il catalano in famiglia, che poi corrisponde a coloro che hanno dichiarato di avere madre catalana.
del catalano. Quindi questo comunque poi è emerso anche nel focus group e influenza quelle che sono le scelte linguistiche. E, tornando un attimo, prendo attenzione su quello che è il sottogruppo italiano. L'ipotesi che volevo dimostrare è che questi ragazzi prediligono lo spagnolo al catalano, ed effettivamente è ciò che accade. Quindi questo 35% del campione parla pochissimo il catalano con gli amici, in famiglia, guarda l'85,7% dichiara di non vedere mai TV in catalano, il 9,5% dichiara di leggere alcune volte libri e riviste in catalano, soltanto il 4,8% dichiara di usarlo su Facebook o WhatsApp. E un leggerissimo cambio di tendenza si verifica quando viene chiesto loro se ascoltano la radio in catalano. E quindi vediamo che vi è un 9,5% che dice che deve ascoltare sempre la radio in catalano, e poi un 14,3% che dice di ascoltarla alcune volte, e un altrettanto 14,3% che dichiara di ascoltarla raramente. Paradossalmente però nessuno ha affermato di ascoltare musica in catalano, e diciamo, è abbastanza ipotizzabile, penso che una radio catalana passi musica catalana, però nessuno ha... Vabbè, forse si riferisce alla musica che caricano sulle iPod, sostanzialmente. E la preferenza accordata allo spagnolo, appunto un 52% dichiara di parlare alcune volte in spagnolo con gli amici, e un altrettanto 42,9% legge libri alcune volte in spagnolo, e soltanto il 19% afferma di non leggere mai quotidiano libri in spagnolo. E, diciamo, prendendo in considerazione questi dati, prendendo in considerazione quelli che sono i dati qualitativi che lo analizzerò, prendendo anche in considerazione la mia esperienza personale in quella scuola, ho potuto vedere che lo spagnolo si configura un po' come lingua veicolare all'interno della scuola, usata subito dopo l'italiano. Quindi competenze linguistiche di chi ha trascorso l'infanzia in Italia, vediamo che vengono dichiarate, vi è un terzo del campione che dichiara basse competenze orali, quindi ha assegnato valori che vanno da 2 a 5, e basse competenze scritte, appunto un 42%, e vediamo appunto che gli stessi ragazzi hanno dichiarato di avere maggiori competenze scritte orali in spagnolo che non in catalano. Quindi sostanzialmente questo lascia presagire una situazione in cui comunque lo spagnolo è preferito al catalano, e però il punto è vedere perché questo accade. E quindi, per vedere un po' l'anima di questi numeri, ho messo su 4 focus group, quindi insomma gruppi di interviste di gruppo composti totale da 22 studenti, quindi erano gruppi composti da 4 o 7 persone, e mi prefiguravo lo scopo l'obiettivo di vedere se in realtà l'ideologia linguistica italiana influenzasse quelli che erano i comportamenti linguistici e di conseguenza anche le competenze linguistiche. Considerando la mia totale inesperienza in questo tipo di insomma, tecniche, ho assunto il ruolo del facilitatore, nel senso che da parte mia c'era la minima direttività, non intervenivo spesso nella discussione, accompagnavo la discussione, e l'obiettivo era quello di garantire l'interazione tra i diversi ragazzi, e quindi sostanzialmente un principio che mi ha guidato e che ha in parte compensato quella che è la mia esperienza era il piacere delle e nelle relazioni umane, perché insomma, a parte tutti questi numeri e dati e cose, però questo è stato il momento più gratificante di tutta la ricerca. Comunque, aver lavorato con ragazzi a 16, a 7 anni è stato appunto il momento più bello. Però che cosa è emerso? È emerso
dei discorsi ricorrenti tra questo sottogruppo, come il catalano è meno utile rispetto allo spagnolo, poi questo discorso qui veniva associato un valore simbolico politico alla lingua, quindi questo paradigma di lingua catalana associato a una rivendicazione territoriale e di conseguenza questo binomio portava ad una rivendicazione politica, e il fatto che il catalano veniva visto come un dialetto, non che loro pensino che sia un dialetto, comunque l'attitudine è quella di vedere il catalano come un dialetto, e poi il catalano come lingua imposta, imposta comunque soprattutto a scuola. Non è, e loro parlano di imposizione nella quotidianità, nei ristoranti, nella metropolitana, insomma un po' ovunque. E sembra che insomma ci sia un po' questa... cioè, come se avvertissero questa pressione. Però in realtà che succede? Tutti questi punti sono tra virgolette sormontati, possono essere spiegati all'interno di una cornice che di una cornice discorsiva che è antecedente a tali pratiche discorsive. Quindi sostanzialmente si verifica che vi sono delle rappresentazioni della lingua operanti nella scuola ancora prima del loro arrivo. Riassumo brevemente, quello che dice questa ragazza è quello che è emerso in tanti focus group e anche al di fuori dei focus group in maniera del tutto ufficiosa perché non volevano essere registrate. Però appunto quello che viene detto è che prima di informarsi si creano questa idea, sentono da quelli che sono arrivati prima, ad esempio questo succede tanto qui in questa scuola con gli italiani che arrivano dal sud della Spagna o dall'Italia. Quindi ancora prima di informarsi, farsi un'idea, di riconoscere, di rapportarsi in maniera neutrale, per quanto insomma questo termine associato ad una lingua lascia il tempo che trova, però vediamo che comunque sono in parte influenzati. E quando loro dicono il catalano è un dialetto, può suonare come un po' semplificato, però il mio obiettivo era proprio questo, semplificare, ridurre all'osso la questione. Quindi in questo caso io ho riportato questo estratto di un ragazzo siciliano, quindi che comunque ha un'esperienza pregressa con il dialetto, in cui dice che mio padre, che è siciliano, ancora pensa che è un dialetto. E io glielo dico, pa, vedi che è una lingua, ma sti catalani non... No, ma è normale, anche i miei parenti dicono che il catalano alla fin fine non è niente. Qui comunque ci troviamo davanti a una situazione di un ragazzo che si trova a Barcellona dal 2007. Quindi 7 anni, il padre ancora dopo 7 anni pensa che il catalano sia un dialetto, e sostanzialmente quando lui parla con i parenti dicono che il catalano è un dialetto, parenti siciliani, e alla fin fine non è niente. Però sostanzialmente cosa significa non è niente? Non è niente nel senso che non è una lingua che ha le funzioni di una lingua ufficiale, una lingua nazionale come può essere l'italiano, come può essere lo spagnolo. E comunque anche se questo ragazzo pensa che il catalano sia una lingua e non un dialetto, per spiegare cos'è il catalano, per spiegare agli amici che ha avuto una verifica di catalano, dice appunto che si tratta come il siciliano, alla quinta riga dice tipo il siciliano però che si studia, che è proprio una lingua. E io ho detto immaginate voi che studiasse il siciliano, però manco sapevano, sanno Catalogna, però non sapevano che è una lingua. Quindi sostanzialmente diciamo, questo estratto mi sembra significativo perché racchiude il pensiero della maggior parte degli italiani, cioè come si relaziona alla lingua catalana, al dialetto catalano, nel senso nella loro prospettiva. Però insomma va compreso quando un italiano se ne esce con queste cose, magari possono sembrare assurde, il catalano è un dialetto, va compresa quella che è il trittico su cui poggia l'ideologia linguistica italiana. Quindi da una parte viene una verità alta e soprattutto circoscritta allo scritto italiano standard, un italiano regionale che è un italiano influenzato ai vari livelli di analisi linguistica dai dialetti,
E poi sono appunto le varietà dialettali, che sostanzialmente sono lingue subalterne, socialmente marcate, in poche parole, delle lingue disgraziate, di serie C e anche di serie B. Quindi il pensiero, questo monopensiero, è appunto che alla fine noi italiani vediamo i dialetti come lingue, nel senso che in Italia ci sono tanti dialetti e se fossero tutte lingue ci sarebbe troppa confusione, invece qua persone i dialetti. Il catalano in teoria visto da un italiano è un dialetto, non è una lingua. Questo è un discorso molto ricorrente in tutti i focus group e vorrei segnalare semplicemente una cosa che questo è proprio il tipico frutto dell'ideologia linguistica italiana, quando viene detto che se fossero tutte lingue ci sarebbe troppa confusione. Quindi che io abbia una buona conoscenza dell'italiano, un'ottima conoscenza di italiano, un'ottima conoscenza dell'inglese, questo non crea confusione. Però nel momento in cui ho un'ottima conoscenza dell'italiano e un'ottima buona conoscenza del siciliano, questo crea confusione. Un discorso di appunto subalternità e gerarchizzazioni che appunto modelli rappresentativi della lingua che sono stati perpetrati nel tempo. E, tornando un attimo al punto, il catalano come lingua imposta, appunto loro dicono è una lingua imposta nella quotidianità. Anche per spiegare che il catalano è una lingua imposta, loro ricorrono al concetto del dialetto. Cioè, comunque, nella loro prospettiva il napoletano è un dialetto, e nella prospettiva della maggioranza degli italiani il napoletano è ancora un dialetto. Quindi è come andare a Napoli, stanno parlando della situazione qui di Barcellona, dicono è come andare a Napoli, una persona ti parla napoletano stretto e tu gli spieghi che non parli napoletano e quello continua a parlarti napoletano. Quindi c'è questa imposizione della quotidianità nelle interazioni quotidiane, però è un'imposizione nei luoghi pubblici, nell'amministrazione, ma soprattutto a scuola. Perché, diciamo, qui devo fare un'autocritica, c'è stato un momento della ricerca in cui io ho pensato che, insomma, fosse veramente una lingua imposta, paradossalmente, nel senso che ho vissuto qui 4-5 mesi, e comunque loro articolano in maniera ossessiva questo discorso che il catalano fosse il valore simbolico, il valore politico del catalano, e quando in realtà avevo perso di vista che per loro questa lingua è imposta a scuola, e a scuola nel senso che loro si vedono è la lingua che ha il minor numero di ore, perché inizialmente appunto come numero di ore c'è l'italiano, lo spagnolo, l'inglese e alla fine il catalano. Quindi concretamente la realtà delle cose è che sono ragazze a 16-17 anni e magari quell'ora che dedicano al catalano la potrebbero dedicare a una partita di calcetto. Quindi non, si parla alla fine di situazioni molto concrete, però c'è stato un momento della ricerca in cui mi ero un po' lasciato corrompere. Ad ogni modo, diciamo, tutto quello che è stato detto è appunto frutto di un cortocircuito abbastanza prevedibile se si prende in considerazione quelli che sono i capisaldi dell'ideologia linguistica italiana. Quindi il catalano, nel momento in cui loro arrivano, vedono che il catalano è usato con le funzioni che si associano ad una lingua nazionale ufficiale, quella appunto può essere l'italiano, e si trovano in difficoltà. Quindi anche nel momento in cui accettano quella che è la nozione di lingua, il catalano come lingua, gli manca alla base di l'assenza della nozione di co-ufficialità nella cultura d'origine. E quindi concretamente io parlo della mia esperienza, che fa l'esperienza di tanti italiani, soprattutto del meridione, io parlo il siciliano in famiglia e con gli amici e parlo l'italiano nei rapporti con la pubblica amministrazione, però questi due codici non stanno allo stesso livello. Quindi sostanzialmente alla base, insomma, vanno anche capiti certi discorsi che vengono fatti. Per concludere, mi sono in parte basato, soprattutto nei momenti chiave della ricerca, su la tesi dottorale della dottoressa Guerrini, Rosa Maria Torrens Guerrini, in cui appunto è reso evidente che la comunità italiana presente in Catalogna dimostra che l'italiano e lo spagnolo sono varietà alte, mentre il dialetto
costituiscono varietà basse. Mentre da una parte vediamo che il catalano è visto come una via di mezzo tra varietà alta e varietà bassa. Personalmente, in base a quello che io ho visto, questa via di mezzo può essere spiegata come riconosco che il catalano è una lingua, però per spiegarlo lo posso spiegare con le nozioni del dialetto. Quindi non vi è un pieno riconoscimento. Però insomma questo aspetto non è stato approfondito, come non è stato approfondito anche l'aspetto dei genitori, vedere cosa pensano i genitori. E in ogni caso comunque conclude che, visto anche come varietà alta, alcune volte il cui uso esplicita una volontà di integrazione. Quindi sostanzialmente quello che io ho dimostrato è proprio che l'ideologia linguistica italiana influisca tantissimo in questa attitudine, in questa predisposizione che hanno questi ragazzi. Sarebbe interessante vedere cosa pensa il papà siciliano, che ancora dopo 7 anni pensa che il catalano sia un dialetto, magari vedere cosa pensano altri papà siciliani e vedere come questo poi influisce nelle pratiche discorsive. E giusto così per concludere, ho finito. E diciamo una cosa che ha mosso, uno dei motori di questa ricerca, è stato soprattutto vedere e far conoscere innanzitutto quella che è la realtà catalana in Italia, che c'è tanta disinformazione, non si conosce bene. Quindi due terzi della mia tesi di master si basa sui lavori che sono stati condotti in questo dipartimento, quindi sulle politiche linguistiche attuate negli ultimi 30 anni e anche sulla repressione franchista, perché alla fine, proprio per i motivi appena illustrati, non si comprende bene quella che è la situazione catalana. E diciamo, per concludere, spero che possa essere di stimolo per tutti quelli che vogliono approfondire la relazione tra la comunità italiana e i catalani e la Catalogna. Vi ringrazio per l'attenzione e se avete qualche domanda. Impiegherò l'italiano perché mi piace parlare italiano con accento catalano. Una domanda è: come hai scelto il campione, il gruppo, sì. Come l'hai fatto? Allora, la prima domanda è un'altra. Sì, sì, sì. Allora, inizialmente appunto mi sono basato su un manuale e il criterio era quello di eterogeneità per due gruppi, uno basato su persone che non si conoscessero soprattutto e che potessero parlare in maniera spontanea, non fossero influenzati. L'altro criterio era basato sul fatto che questa gente in parte si conoscesse e quindi formasse un gruppo compatto, anche dal punto di vista etnico, quindi italiano. Però diciamo tutto questa... diciamo, questi criteri iniziali non sono stati rispettati per i primi due focus group, perché comunque mi sono ritrovato davanti a non resistenze, comunque davanti a una negoziazione con il preside che mi ha spinto ad assicurarmi il numero minimo di ragazzi per poter fare questa ricerca. Questo per i primi due focus group. Successivamente ho interpellato la vicepreside, che è stata veramente disponibile, la professoressa Baratta, e che tramite le rappresentanti dell'istituto mi ha permesso di reclutare questi ragazzi. Ed erano basati sul fatto che questi ragazzi avessero trascorso l'infanzia in Italia. E due errori che ho commesso è stato quello di inserire una mosca bianca. Un ragazza catalana in un gruppo italiano, quindi un po' così degli alieni. È risultato che sono stati quelli che hanno parlato quando ho spento i registratori. E questo comunque è stato un errore, però dettato più da questioni organizzative mio e anche da parte del rappresentante di istituto. Però inizialmente il criterio era quello di comparare, perché alla fine si trattava di gruppi pilota, perché io non avevo mai condotto, mi basavo su un manuale,
Quindi da una parte c'era questo criterio di omogeneità e eterogeneità che per i primi due gruppi non ho rispettato, anche se per il primo gruppo in parte il criterio di omogeneità è stato rispettato, nel senso che vi era un gruppo, tra virgolette, catalano, nel senso nati in Catalogna e con una situazione anche particolare, perché c'era un ragazzo che parla in napoletano in famiglia, con gli amici, con gli stessi catalani, con gli spagnoli parlava. Diciamo una mosca bianca, diciamo una mosca così fosforescente. Una seconda domanda per finire, più grande. Vediamo che la forza dell'ideologia è grandissima, l'ideologia previa. Allora qual è il tuo consiglio per spiegare agli stranieri la situazione? Ci sono molti libri sul catalano e anche i libri di viaggio. Io ho scritto un libro, un articolo molti anni fa su 40 libri di viaggio, e l'informazione sociolinguistica è abbastanza buona. Ma allora come si può convincere questa gente che viene della Germania o dell'Italia o della Francia della situazione? Come straniero, qual è il tuo consiglio? Io posso dare un consiglio d'italiano. Un consiglio d'italiano? E, appunto, quando io all'inizio ho detto che questo progetto è nato in Erasmus, è perché ho conosciuto gente, studenti catalani che parlavano catalano e mi interessava conoscere cosa. Però il ponte, quello che mi ha permesso di dire cosa succede in Catalogna non soltanto dal punto di vista politico, ma dal punto di vista linguistico, è stato quello di vedere comunque una familiarità con la situazione italiana. Quindi, a mio avviso, per capire meglio quella che è la situazione catalana, bisogna capire meglio la nostra situazione. E questa situazione non c'è molta volontà di capire che la lingua alla fine è uno strumento vivo che può essere usato in tante situazioni, non soltanto nelle situazioni private. Quindi secondo me bisogna proprio agire sull'ideologia linguistica dell'appartenenza per poter creare maggiore comprensione, perché poi si viene a creare come un muro. Poi riguardo al catalano, sinceramente io quando apro il Corriere della Sera, la Repubblica, il giornale, comunque le testate più importanti, vengono date poche notizie riguardo alla Catalogna, quindi non vedo perché debbano essere date notizie riguardo alla situazione linguistica. Quindi magari questa situazione politica forse può portare ad una, questo dibattito pubblico può portare ad un maggiore interessamento, può essere un cavallo di Troia, tra virgolette, per capire quella che è la situazione. E concretamente è quello che è successo a me, nel senso che inizialmente mi sono interessato a queste vicende politiche e poi ho, insomma, essendo linguistico, ho approfondito la materia. Però io penso che ci sono tanti catalani in giro per l'Europa che stanno diffondendo il verbo. Una pregunta més. Jo més que una pregunta tinc una constatació d'una paradoxa. La paradoxa és que en realitat la situació lingüística entre especialment algunes zones d'Itàlia i la nostra, des del punt de vista sociolingüístic, no político-lingüístic, sinó sociolingüístic, no és tan diferent. Són dues varietats, estic pensant en Nàpols, en Sicília, en Sardenya. Si parlen dues varietats lingüístiques, una és l'autòctona, l'altra és la vinguda des de l'Estat. Per tant, no hi ha una gran diferència des d'aquest punt de vista, però sí que hi ha una gran diferència des del punt de vista del conreu, de la llengua, del cultiu de la llengua, de la història també política. Llavors, la paradoxa és que, en realitat, si intento establir semblances amb Itàlia, el que aconsegueixo és que els italians no entenguin la situació catalana. I per fer que entenguin la situació catalana, els he de dir que la nostra situació i la italiana és totalment diferent. He d'incidir en els aspectes polítics perquè, si no, en el fons hi ha un bloqueig, diria jo, i això va... El bloqueig és més italià que nostre. És a dir, si els napolitans o els sicilians
arriben a entendre que la seva situació s'assembla a la nostra, la pregunta immediata és: i com és que el sicilià o el napolità té la posició que té a Sicília i no una posició com la del català a Catalunya? És a dir, jo crec que aquí hi ha la paradoxa. Per tant, no m'estranya que ara vivim en un món en què la religió majoritària és el nacionalisme d'estat. És la que compartim pràcticament tots els éssers humans. No m'estranya que pels italians sigui profundament difícil d'acceptar que hi ha dues llengües properes que s'utilitzen en el mateix estat i que tenen una situació de cooficialitat. No m'estranya perquè en el fons és una bomba en els fonaments de les ideologies lingüístiques italianes. Sí, jo per això penso que aquest seria un bo influir en aquesta direcció, en aquest punt. Però tots gli studi che hanno fatto in Italia, questa spenda in Italia, anche le planificazioni linguistiche tengono un manuale, sono un po' degli anacro dell'Aquila, però se parliamo del siciliano, se parliamo del napolitano o del dialetto del meridione estremo, hai tutti gli studi sopra una prospettiva al passato, quindi del tipo filologico, hai Atlantes che stanno facendo. E io penso che sia molto influire in questa cosa. Quando vai a parlare con una persona e gli dico del tipo di lavoro che stai facendo, gli dico che penso che sia molto buono fare politica della lingua a Sicilia, o a Sicilia perché finché anche a questa relazione emotiva con Sicilia, e dico sì, fa, no? E dialettologo, dialettologia. È un tipo di lavoro, penso molto, non è d'elite, però di nicchia, molto ancate. E al finale io penso che parlare di queste cose, parlare dello status che ha il siciliano, io penso che Gairas italiane, Gairas siciliane in particolare, non tiene la coscienza che è una lingua che non è desapareguta, però che sta nulla proprio. E parlano anche di questa concetta che sembra un concetto di marketing, come di riscoperta. Però la riscoperta non è. Sì, il mio avi parlava 100% in siciliano. E la mia mamma era al 50%, io parlo al 30%. E la generazione propria parlerà in siciliano o l'esperanto. A questa coscienza non è l'Italia, che la... quindi è un processo molto automatico. E quando tu dici che il ponte concettuale è la politica, e sta chiaro anche nel focus group, quando mi spiegano la rivendicazione politica, l'aspetto territoriale, la lingua, io dico sì, però è difficile da intendere. Perché al finale la mia posizione era di una posizione che sta passando, che passa a chi? È la posizione, claro, di uno studente al matesce livello, e perché de verdad sono ancora uno studente. E else mi spiegavano, però per comprendere molto bene questa cosa has de pensare alla Lega Nord, has de pensare alla Lega Nord e Italia, però no. Non è una relazione, perché la lingua non è uno strumento che mai hanno parlato di lingua come uno strumento di rivendicazione. Rivendicazione politica per il territorio sì, però è svitato, è un po' una... in generale, che noi cerchiamo, però è una maniera di parlare di politica come se tenessimo un'agenda che è scritta a lui. Joan, bueno, no sé si m'ha quedat prou clar, vaig preguntar potser ho has explicat i ja no m'he donat. En principi has separat els alumnes que havien passat part de la seva infantesa a Itàlia i els que no, que havien viscut sempre aquí. I realment les diferències és el fet d'haver passat a Itàlia o la ideologia lingüística dels pares? Dels pares sí, jo no sé, perquè no hem fet un treball sobre els pares. Seria interessant. Però s'ha anat veient, no?, en els seus discursos. Jo he parlat d'una persona
del para sicilià che encara le stesse setane si pensa che il catalano in diretta, però sarebbe interessante ampliare il mio discorso demandando al Sparas, che in teoria era un'idea, però non de verità lì se non è tingut, hai visto un'amica di resistenza, perché è diventata qui, è Spagna. E tant és igual si han nascut aquí com si han nascut a Itàlia, els nens? Que han nascut a Itàlia, l'orientamento és sempre canviant de code. I els que han nascut aquí? Vale, els que han nascut aquí tinc els dades i, clar, tinc el 32% che ha nascut aquí e che te la mara catalana te un'attitudine e questo è una cosa che non analizzo molto brevemente, però claro che l'attitudine della mara dona la direzione per parlare la lingua. Io al final parlo siciliano perché la mia mamma tenia questa direzione di non perdere la tradizione, di non perdere una lingua. Perquè no s'ha exposat, però hi ha una diferència molt important. Que és interessant, si poder veure. Hi ha aquesta diferència molt important entre els nascuts i educats a Itàlia, i són dos discursos diferents. Sí. Però aquests aquí no els agraden. Sí, jo de veritat, si tindria un nen que nasce aquí a Catalunya, voldria que ell parla català. No sé, perquè aquesta cosa que diu la dottoressa Guerrini, la volontà d'integració, val. Però és una cosa que jo lavoro molt in català. I no sé, perquè també quan he fet studi sopra Sicilia he vist che tenim una història comú, tenim paraules comú. I sì, e questo è il mio punto. Molt bé, doncs, no sé si hi ha una pregunta més. Moltes gràcies i molta sort amb la presentació. Gràcies.